Grazie Fabrizio, grazie. Grazie a voi, lunedì pomeriggio, a me l'Udinese a mezzogiorno, quindi in bocca al lupo, grazie al sindaco, grazie ai candidati, siete a tanto così dal traguardo, e quindi ci sono gli ultimi 6 giorni di pedalata, fatevi un applauso perché veramente avete raggiunto un risultato notevole. A livello locale qua si parla del raddoppio ferroviario, della viabilità, della sicurezza, e quindi non sono io a venirvi a spiegare nulla. A livello nazionale è vero, io stasera vado a Roma perché questa settimana, mentre i giornali sono pieni dei litigi dei 5 Stelle, vincerà Conte, vincerà Di Maio, Eletta che parla del DDL Zan, dello Ius Soli, e Tizio e Caio e chi vuole cambiare la legge elettorale, io vado a Roma questa settimana con 2 obiettivi ben precisi da portare a casa entro il mese di giugno, però di quest'anno. E lo dico a Draghi e lo dico al governo, noi siamo al governo per risolvere i problemi, non per crearli, però entro giugno è fondamentale, non per Salvini o per Abbiategrasso, ma per gli italiani, rinnovare lo sconto benzina, luce e gas, perché altrimenti la gente non ce la fa. Decreto benzina, luce e gas entro questa settimana. E poi siamo in terra dove l'agricoltura conta qualcosa, entro questa settimana un decreto siccità, perché ci sono agricoltori e allevatori che non ce la fanno più. E quindi d'Europa, Minga 35, d'Europa, benzina e siccità. Però il decreto siccità, che deve dare dei soldi a chi vive di agricoltura e di allevamento adesso, ci deve anche far pensare al perché arriviamo in queste condizioni. Ci arriviamo anche perché ci sono i signor no che dicono no a tutto, che poi si presentano anche ad Abbiategrasso, no alla TAV, no alla TAP, no qui, no là, no su, no agli invasi per raccogliere l'acqua. E a furia di dire no a tutto, poi se il più minga, questo dipende dal buon Dio, ci troviamo in queste condizioni. Quindi noi lo diciamo col massimo della serenità, siamo al governo per risolvere i problemi. Altri temi meriteranno più attenzione. Io ho sentito in questa settimana il sindaco di Lampedusa, neoeletto, è stato mandato a casa il sindaco di sinistra, è arrivato un altro sindaco. In Italia, dopo 2 anni di pandemia e con una guerra in corso, gli immigrati clandestini non possono più sbarcare dalla mattina alla sera senza limite senza controllo. Perché con 5 milioni di italiani in povertà, sindaco, io penso che da te in comune busseranno alle porte pensionati al minimo, disabili, precari, disoccupati, mamme e papà che per mettere al mondo il secondo figlio devono fare i conti e devono accendere il mutuo. Quindi con 5 milioni di italiani che vivono sotto la soglia di povertà, perché questi sono i dati, e anche con tanti immigrati irregolari che sono presenti in maniera positiva e rispettano le regole, però non possiamo vedere sbarchi senza controlli e senza limiti dalla mattina alla sera. Quindi c'è un movimento concreto. Settimana scorsa la Lega e il centrodestra hanno vinto in tanti comuni, anche in provincia di Milano. Abbiategrasso ovviamente è importante perché ha una certa tradizione, però io penso che in questi 5 anni si sia toccato con mano il cambiamento. Quindi l'unica roba è in mano vostra, non è in mano mia, perché io me ne sono accorto sabato, ho fatto un giro anche per i mercati a Monza e a Sesto e trovavo tanta gente che pensava che avessimo già vinto le elezioni. Cioè, Savini, cosa fai qua? Abbiamo già vinto domenica scorsa. Quindi magari qua ad Abbiategrasso qualcuno pensa che siccome il centrodestra ha vinto settimana scorsa, la partita è finita. Ecco, la partita non è finita, via per via, negozio per negozio, testa per testa, parrocchia per parrocchia. 5 minuti di tempo domenica 26, perché magari vi diranno io vado al mare, io vado in montagna, io mio figlio ha finito la scuola, lo porto in campagna. Però ragazzi, 5 minuti che valgono 5 anni, eh? Poi non lamentiamoci se Abbiategrasso invece di andare avanti torna indietro. Quindi 5 minuti per decidere nei prossimi 5 anni. In bocca a una roba non ho chiesto al sindaco. Dovevo verificare prima di venire. C'è il sindaco juventino. No, questo.
Ritiro tutte le parole buone che ho detto fino Matteo, a due minuti fa. No, complimenti per la coppa. Ve la siete meritata. Grazie. Lei è milanista, non io, no, io sono juventino. Io sono leghista e milanista fino a midollo. Sul campo da pallone possiamo dividerci, per il futuro del nostro paese no, e vi dico già adesso, ripeto, entro giugno, perché dico il decreto benzina entro giugno? Perché scade l'8 luglio, io ieri ho fatto benzina in autostrada, servito vicino a Firenze 2,40 euro al litro, 2,40 euro al litro la super, quindi vuol dire che se usi la benzina o il diesel per andare a lavorare, non per andare in vacanza, ma per andare a lavorare non puoi pagare 2 euro e mezzo. E lo sconto benzina di 25 centesimi scade l'8 luglio, quindi per rinnovare lo sconto benzina e non pagare la benzina 3 euro a Ferragosto devi approvarlo entro giugno, quindi spero che i litigi degli altri e le botte da Orbi che si stanno dando in casa dei 5 Stelle o via dicendo non fermino quella che è l'emergenza. Sull'agricoltura e sulla siccità già a Bruxelles qualcuno ci vuole riempire del grano che arriva dall'altra parte del mondo, anche se adesso purtroppo con la guerra il grano è un enorme problema. Il riso, la frutta, la verdura, il latte, questa è la dimostrazione che l'Italia deve pensare un po' più a se stessa prima di preoccuparsi del resto del mondo. Quindi essere autosufficienti sull'energia, sull'agricoltura, sulla luce, sul gas, e servono sindaci in gamba. Perché poi servono sindaci che, siccome nei prossimi anni non ci sarà tutto per tutti, se arriva a bussare la porta al sindaco di Abbiategrasso, ovviamente per noi tutti hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, ma se non ho casa per tutti, lavoro per tutti, bonus per tutti, aiuti per l'affitto per tutti, prima, secondo me, è giusto dare una mano a chi è qua da più tempo, che da qua è qua a lavorare tasse, soffre, fa volontariato. Mi la pensisci, e quindi in democrazia poi scegliete. In bocca al lupo, l'ho parlata anche troppo perché manca in 6D, quindi buona corsa e ci vediamo a festeggiare a Abbiategrasso con tutta la strada nazionale.